Ragazzi, buongiorno, Gravel, oggi andiamo a farci un giretto sul Brenta, andiamo a vedere un po' sto fiumazzo, vai che è freschetto e bisogna scaldarsi. Siamo al margine della nebbia, la stiamo costeggiando, si sente dalla temperatura, dalle mani, siamo lì al limite, comunque adesso noi dobbiamo iniziare un po' a spostarci, almeno stare al margine di questo banco di nebbia. E tosterella oggi, tosterella. Qua in pianura non si scherza in queste giornate. Qua è tutto grigio. Ah, siamo proprio piombati dentro la nebbia, fa freddo. Fa freddo! Questa ragazzi la conoscete. Facciamo proprio poco di questa per oggi. Adesso andiamo a prendere l'intersezione con la Ostiglia Treviso. Questo è un déjà vu dell'ultimo video. Eccola qua, l'altra volta siamo andati per Padova, noi prendiamo questa Ostiglia. Sull'Ostiglia stavano facendo dei lavori, quindi ci hanno fatto uscire. Adesso Kumoto ha fatto un po' di suoi calcoli fisici e ci sta facendo fare questo pezzo di campi e dovremmo essere ritornati in traccia. Oh sì, bomba! Ciclabilette, ciclabilette, ciclabilette! Ponte, 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 ponte! Attraversamento qua da I5. Non so che ciclabile sia, se è sempre la Ostiglia Treviso, ma è la I5, dovrebbe essere. Boh, comunque si sta fuori dal traffico, quindi bene. Attenzione, prova a entrare al bro! Si va dentro! Madonna, occio, bro, qua è il ponte bagnato! E ancora praticamente dritti! Qua, eccola lì! Ciao, chiesetta! Provincia di Padova! Maria Santa! Oggi è freddo! Il Garmin mi segna 2 gradi! E dobbiamo scaldarsi. Guarda che bel fiume. Che fiume è, ragazzi? Che fiume è? Che c'è di qua e c'è anche di qua. Questo è il Golden Gate Bridge di Treviso. È figo, eh? Il Gate Bridge trevisano. Abbiamo appena scoperto che quello lì è il Brenta, perché abbiamo sbagliato strada. Rifacciamo il ponte e dobbiamo prendere da qui la ciclabile del Brenta, che non capisco da dove si prenda. Vediamo se la traccia ci dà una mano. Ma dai, ce lo facciamo 2 volte. Ciao. Che cavolo si prende? Abbiamo beccata. Quindi prima del Golden Gate Bridge di Treviso. No. Mi raccomando. È questa però la strada. No. È qua la strada, dobbiamo saltare giù in qualche modo. Capire come andare in giù, qualche modo. Se qua c'è qualcosa. No, vabbè. Sì, qua c'è una stradina. Vediamo. Prima di quel ponte lì, 200 metri prima, si gira qua, vedete? E adesso iniziamo a divertirci. Eccola qua, itinerario del Brenta. Welcome to the jungle qua, Ah, che bella che è la bicicletta, ti fa proprio sentire libero su queste stradine, su queste ciclabili qua. Si va, che è una meraviglia. Il bro dietro che ci c'è la ruota, ma neanche troppo perché è staccato. Lo sto allenando per i pianuroni che ci attenderanno in questa stagione. Ok, si inizia un po' a divertirci. Abbiamo qui proprio il Brenta a sinistra. È percorso molto divertente. Ci stanno un po' le mani fredde, quindi la sensibilità sulla bici non è proprio ottimale, però dai, fighissimo. Oia. No, sai. Ragazzi, ma stiamo scherzando. Come ci vuole mandare giù di qua? Ma no, Cioè, faticoso il mountain bike. Continuiamo per la strada principale.
che è meglio, e arriviamo a casa interi. Se lo ricordavamo bello il Brenta, questo percorso ciclopedonale, ed effettivamente è molto bello, tutto da guidare, il paesaggio ogni tanto ti fa vedere il Brenta, ogni tanto te lo nasconde, lo trovi qua e là, e intanto tu sei lì che guidi la bici. E poi noi tra un po' ovviamente usciremo, ma se uno vuole continua su e va verso Bassano. E adesso bro mi preparo il pranzo. Cosa prevede oggi il pranzo? Oggi il pranzo consiste, ciao, in una barretta proteica della, facciamo della metà quale però sarà addirittura metà è ghiacciata. Come allora, è ghiacciata? No. Ma cos'è? Riso soffiato, riso soffiato e... È ghiacciata. Super crunch. Buona. Piccola pausa veloce, poi riprendiamo subito perché siamo a 55 km, sì, un giro da 120. Bisogna stare attento anche alle luci perché va giù veloce. Abbiamo fatto un piccolo spostamento fuori in asfalto, ma siamo subito rientrati. Qua inizia a essere super wild, super super figo, bello bello. Wow. Oiva. Qua direi di no, Oiva. Siamo a 60 km metà giro e abbiamo trovato questo squarcio qua. Siamo scesi qua a vedere un attimo da vicino il Brenta, che era diciamo l'obiettivo toccarlo di oggi. Con mano. Sì. Beh, oddio, con mano no, perché ho le mani un po' giazzate oggi. Qua è un labirinto di sentieri. Si può andare a caso un po' ovunque. Guarda che bello che è qua. Occhio qua che è franato tutto. In questi casi cosa si fa quando c'è un... c'è una bella rogna. Una bella rogna, secondo me qua giù, guarda. Sì. Più o meno, ce la passiamo. Una. E quella del bro. Ok. Guarda, ah, è freddo! Solo bond e pedalare. Via. Ok. Niente, forse quel passaggio di prima dove siamo smontati non era giusto e dovevamo star giù perché siamo usciti. No, ma... Io odio. Sì, perché anche qui i copriscarpe si rovinano. Uffa. Questa esplorazione del Brenta sta diventando sempre più wild. Non mi vengono altre parole. Voilà. Mamma mia, che argini che ci sono qua. Non so da quanto non mettiamo le ruote nell'asfalto ormai. Yeah! Che figo! Occhio buco! Siamo in mezzo ai campi, alle pianure dell'Alto Vicentino e non è raro che passiamo per queste parti qua. Ed è bello perché ti senti libero, stai esplorando, abbiamo una traccia. Eccolo qua, ce lo ricordavamo. Guardate qua che... che cosa ci fa scoprire Komoot? È pazzesco questo pezzo qua, eh. Guarda che belli che sono! All'orecchio come la Yuko. Sì. Ciao belli! Ciao! Ciao!
Aspetta che senti il profumo. Forse è questa? E questi? Ciao. Sono punk questi qua? Sì. Allora, permanente questi qua. Guarda questo. Ma che belli che siete. Ciao ragazzi. Ciao raga. Buona pascolata. Ma che belli che sono. Andiamo. E qua. E adesso però ci dovrebbe essere un sentierino, da quello che mi sembra di ricordare e che vedo qua dal Garmin, molto fico. Questi percorsetti qua non li conoscevamo una volta facendo MTB, e c'è con un po' di gravel e tracce commut gentilmente fatte dal bro, perché alla fine lui è lui il nerd dei due con le tracce. E grazie a lui se scopriamo queste cosette qua. Piccola pausa, adesso facciamo un pezzettino di strada asfaltata, andiamo a prenderci un altro bel argine molto bello che abbiamo fatto qualche anno fa nel verso opposto in cui lo facciamo oggi. Siamo sull'argine del Tesina, molto bello, c'è un fanghetto un po' faticoso qua, se devo essere sincero. E non è proprio super scorrevole, però è pur sempre grave, si sta fuori dal traffico, quindi sono proprio belle queste giornate da passare col bro in bici. Ah, ce la godiamo un sacco io e lui, ci accoliamo, ci divertiamo, ogni tanto qualcuno fa uno scatto infame e dovrebbero essere quasi tutti così i giorni. Dopo ci vuole anche il riposo, però è bellissimo andare in bici, che grande passione. Grassi buoni per combattere le rigide temperature. È l'ultima cosa che abbiamo. Esatto. Abbiamo fin seccato tutto. Vabbè, abbiamo fatto fondo alle scorte. E con queste arriviamo a casa. Buono. Che non finiscono più oggi gli argini. Siamo a 93 km. Via. Mamma mia, bro! Mamma mia, che gambetta che c'è oggi! Noi come sempre comunque lasciamo qua sotto la traccia GPX di Komoot in descrizione. Fateci pure sapere se avete qualche dubbio, se vi serve qualche tipo di consiglio sul percorso. In ogni caso è scorrevole. Stiamo facendo con i copertoni gonfiati a circa 3 bar, quindi nulla di tecnico che deve sgonfiare. E questo è quello che stiamo vedendo in questo momento con i nostri occhi. Abbiamo raggiunto il centello oggi e ce ne mancano ancora 20 circa. Adesso penso che le parti quelle più gravel siano finite e inizieremo a fare un po' più parti urbane, perché ci stiamo avvicinando al centro di Vicenza. Passeremo per di lì. Il bro mi sta dicendo che devo girare. Cosa? Dove? Qui devo girare a destra. Non facile con una mano, non facile. Bro, invece con due va meglio. Ma ce la fa con una. Yeah. Troppo belli sti passaggi qua. Siamo in centro a Vicenza, anzi ce lo stiamo lasciando qua sulla sinistra al centro. Ci mancano già gli argini, la terra, i sentieri. Siamo tornati in 3 secondi in mezzo al cemento, però dai, va bene così, giro molto vario. Minchia, inizia a essere freschetto adesso di nuovo, è andato giù il sole, c'è un tramonto meraviglioso e noi ci prendiamo l'ultimo pezzettino gravel di oggi, tra Fiumi oggi, Brenta, Bacchiglione, boh, non so questo cosa sia. E ci abitiamo di fianco e lo scopriremo dopo su Strava guardando.
Comunque questo è l'ultimo pezzetto di oggi sterrato. Che figata. Guarda che tramonto che c'è. Sì, io inizio ad avere anche un po' di fame. Sì, anch'io. Tramonto. Il giro è andato una mina. Ci siamo divertiti come dei pazzi con queste bici. E oggi abbiamo mangiato poco, abbiamo fame, andiamo a casa, accendiamo il fuoco e mangiamo. Ciao raga. Ciao raga. Al prossimo video, ciao.